Grazie per la sub per i 5 mesi, bro. Bentornato, bentornato. Ragazzi, vi consiglio di sbrigarvi se volete comprare la skin di Elder Woodhorn. Non rimarrà per sempre, Sì, la tolgono. eh? Beh, come quella di Karma, quello che so. Fra28022003, grazie per la sub e benvenuto. Mazza, questi nomi da scontrino della cassa, porca puttana. Mi tiltano sempre perché non so se devo leggere il numero o meno, perché magari... Cioè, qualcuno magari ci tiene a quei numeri, sono importanti per Ma lui. magari sono i loro centimetri del cane. Non lo puoi sapere. I centimetri del cane, io ho sentito, sappilo, Sì, D'Artus. perché ho detto Perfetto. K. Ah, Non K di ok. niente. Avevo capito Guarda come le cane. persone. Ragazzi, voi misurate i vostri centimetri del cane? Assolutamente sì. Aspetta, no, ma io voglio sapere, chat, qua, chi è che ha il cane più lungo in questa chat? Cioè, voglio sapere chi ha il cane più lungo adesso. Compresa coda? Beh, ovvio. È il motivo. E infatti c'è la grande contesa tra i proprietari di cani che dicono: ma scusa, ma lui ha la coda lunga, non è giusto? Appunto, come fai? No, è giusto così. Cioè, tu hai scelto una razza migliore, che cazzo devi fare? Cioè, ecco, Esatto. hai scelto la razza migliore che devi fare. Allora, andiamo subito così. Niente cisata con il Doran Shield. Mi serve subito avere un po' di regen di mana anche. Monitor. Il 30 di minome non mente sulla lunghezza del cane. Razza. 30 centimetri, ti piacciono i chihuahua allora. Fanatismo della razza canina. Vedi, la gente è sempre a favore della... Aspetta, com'è che si chiama in italiano? Si Perché misura dalla base del collo all'inizio della coda, infatti. Aspetta, aspetta. Devo trovarlo. In italiano come si chiama? Vedi, quando si parla di incrocio tra razze... Finché si parla di cani, sono tutti contenti. Perché dicono, sai che figata se esce Esatto. così e colà. Poi però, si arriva sugli umani e tutti si Ma triggerano. chi? Facciamo A accoppiare. Mi posso caso. accoppiare con un chihuahua? No, Spiegaci come ti dà un poretto. chihuahua. O un cane molto piccolo con un pelo molto lungo. Che figata è? Ma chi dà chihuahua? No, no. È proprio brutto in culo, Dardus! Sempre Dobbiamo incazzato. misurarlo al riposo, il cane. È certo che sì, quando è Sì. disteso per lungo al sole. Bene. Ah, inizia... Porca troia. Ha Napoli, iniziato i salutala questa W. live. Vai via. Ha iniziato i W. Cioè, tra tutte Iniziato le i W. spell... Sì, tra tutte le spell di cui poteva iniziare, ha iniziato i... Infatti, quando l'ho visto ero tipo... Farò la prima kill dell'anno. Che noia. Bravo. Eh no, perché iniziare i W vuol dire che non posso neanche provare a combattere un minimo. Ma è la Non bot che... premade, Sì, la nostra bot è premade. Bravo, Prima lane. kill la prima kill. Mamma mia, che siete forti. La prima boss lane. Bravi amici. Betta anche su questo, su Pokémon Go. Io ti faccio il primo gank in top lane e poi non ti cagherò più di striscio. Io non ho capito per quale motivo la mia W non ha funzionato. Arrivo. Cioè, stavo costruendo un oggetto e non me l'ha costruito. Non venire, c'è cioè, un'onda troppo grossa. Un'onda Vabbè, troppo vado di grossa. golem, vado di golem. Vai golem, vai golem, vai golem. Alexemi. Alexe va al Gromp. Al Gromp, al Giorgetto. Ha piazzato lume Alexe nella di nuovo trifronda. mid. Io vado back. Per quanto sia.
No, in verità ho ancora una carica della pozione. Posso prendere un oggetto. L'ho baito. Vai. Easy. Lo volevo a tutti i costi per questo flashato. Sì, infatti sì. Buona. E lui ha flashato, no? Mm-mm. Ottimo. Oh. Ma io rimango ancora un attimo in corsia. Ce la fai? Sta arrivando se dietro di te. Attento. No, Alexa. Attento che c'hai, avrai. Sì, sono safe. Ce la fai? Sicuro? Ok. Zitta, Alexa. Niente, non ce la fa, Alexa. Alexa, stop. Pusherò male così, ma devo. Oddio, no. In verità, no. Posso ancora pushare perché Rexa è nata mid. Alexa parla sempre random. Alexa, stop. Anche la mia ha cominciato a parlare a random. Che cos'è? L'inizio dell'apocalisse? Alexa, sta zitta! Non ce la facciamo oggi. Loro hanno fisico, magico, fisico. Ok, vado di Iceborne. Lo so, giù, ma l'ero dimenticato che 16 Rex si attiva. 16 il campione in giungla avversario. Esatto. PogChamp è stato disabilitato attualmente, lo ragazzi. So. Ok, va bene. Stop. Ah, c'era la pink. Bella. Quando un tank solo killa 7 vuol dire che qualcosa è andato molto storto. Si apre il drago se bene, se mi viene la botte. Teletrasporto di 7. No, meno male. Avevo il timore che mi potesse abitare attorno a quello. No, non è stata rimossa per sempre, chat. È una cosa temporanea. Sapete, il tizio che viene rappresentato nelle moto del PogChamp è un estremista di destra e ha detto che l'attacco alla capitale a Washington DC è stato giusto, quindi... Cosa? Sì, serio, non sto scherzando. Cioè, è proprio... Avevo letto che l'avevano tolta perché rimandava qualcosa, non avevo capito che cosa. Praticamente lui ha detto in tutta tranquillità... Lo streamer ha detto in tutta tranquillità, guarda, sono d'accordo con il fatto che stiano attaccando la capitale. Questa elezione è stata rubata, ma il tizio del PogChamp è diventato proprio un suprematista di destra. Cioè, è un pazzo. Cioè, uno che dice che il coronavirus non è mai esistito. Capisci il livello? Ah, che bello, iniziamo la season e facciamo questi discorsi belli profondi. Infatti sì. Avete le Alexe di Dobby. Alexe libere. Secondo me disabilitare la sua emote è censura. Nah, la sostituiscono semplicemente. Ragazzi, la censura è ben altro. La censura è la tipa cinese che per aver perso il telefono e letteralmente aver fatto partire la registrazione la hanno buttata in carcere. Poverella. No, quella è dittatura. È uno strato ancora diverso. Che palle sto set. Ok, Rex è top. E intanto io vado back, quindi. Si può non condividere, ma censurare non è per nulla giusto. Già, ragazzi, avete ragione. Queste azioni non hanno assolutamente conseguenze. Continuiamo a vivere nel mondo magico in cui quello che si dice non ha conseguenze. Giusto? Puoi dire quello che vuoi, tanto è il tuo diritto poterlo dire. Ma sì. Seth si prende due. Mamma mia, si è preso due placature. Con un push. Seriamente? Rex è top. Figa.
Ok, danni, ma questo è un po' troppo. È censura. Ah, sì. Ok, stanno pushando. Brava, bot lane. Sì, sì, sono bravi loro. Meno male. Ne dovremmo parlare a lungo. Con un discorso molto semplice. Ragazzi, quando fate dei discorsi che possono danneggiare pesantemente gli altri, che sono tendenti a una corrente di pensiero a cui siamo stati molto, molto, molto influenzati, forse dovreste considerare anche l'impatto che hanno le parole. Rex è bot, ok. Buono. Ciao Spigolino, 10 minuti in più. Ciao Dart. Non volevo mettere qui. Porco cane. Minchia quanto fa male. Ha preso subito oggetti da danno fisico. E più che altro ha il coso. Sta arrivando da te, eh? Sì, l'ho visto. Stava arrivando da me. Sì, appena visto che eri all'Herald se n'è andato. Un tizio che ti ha dato... Sì, è bannabile, trampolino. È assolutamente bannabile. Aspetta. E... Bene, ho l'oggetto mitico. Vai, torre mid. 2000. No, oddio, forse non cade. Sei tirava l'ultimo hit. Monk. Bravo, la po. Ok. No, Beagle, non ti arrabbiare, che ho messo 10 minuti. Mi prendo una placcatura e vado back. Mm-hmm. Sperando di non subire. Devo andare back e poi al drago. Ok. Nessuno mi ganka, bellissimo. E vaffanculo, ma perché io parlo? Ha! Ciao stronzo. Ha usato la ulti. E l'oggetto attivo. Il problema è pure. Oh, Luke Whitewolf. No, non è che non ti reggono i mangono oggi. C'è tanta gente che parla. Nello shop ricordati di prendere scraps. Ma ieri com'è possibile che non mi stavo divertendo con... No, zero. Io sono andato pensando, vabbè, tutti non sapranno giocare, quindi sono a posto. Io mi sono triggerato in un sacco ieri per una cosa che non posso... Non si può dire. Sai che io posso invitare gli streamer, vero? Non lo sapevo. Vuoi venire? Sì, mi diverto. Ok, allora dopo faccio la richiesta. Quanti siete in team? Ah, ma io sto cazzeggiando, cioè, tipo, possiamo fare team, rifare team. Poi, sì, grazie, Mr. White Wolf. Allora, ma è andato back set, ma è impazzito? Sì. Cioè, 7 Rixai sono andati back, what the fuck? Porca la miseria. Ma sono scemi! Vabbè, code di loro. Stavo pensando di dire lo zio che iniziava... Allora. Non resta che menarlo. Azz. Comunque ieri sera ho imparato a fare gli esplosivi al plastico. Ah, e poi mi leggo un paio di guide in casa. Oh, ingaggiano mid. No, non ingaggiano mid. Sì, ma ragazzi, cioè, il discorso è questo. A prescindere da quello che uno può pensare, è censura o non è censura, tanto viene reinserita l'emote, semplicemente non è più la sua faccia. Cioè, questa è l'unica cosa che cambia. La muoio? No, nice. War. Tanto la maggior parte delle persone non lo usa per la sua faccia, lo utilizza per l'espressione. Tutti su Tarkov. Nah. Non mi piace, a me Tarkov devi grindare un sacco. Mamma mia, quanto si rigenera set. Vabbè, devo fare la Bramble, adesso ho capito. Allora, prossimo drag 4 minuti, era da 2, va bene.
cosa bella di questa partita è che non ci stiamo picchiando così tanto in fondo. Ma io sono 3-0. Avrei da ridire in merito. Vabbè, sei 3-0 a 14 minuti, non è neanche così tanto. Figa. Sono un tank, eh? Non è che sono... Vabbè, siamo a 14 minuti. In altre partite saresti stato già con 8-9 kill participation, no? No. Sì, sì, ci sono state. Ci sono state le clown fiesta con 30 kill a 14 minuti. Ma le clown fiesta esistono sempre. Sì, ma non è che sono sempre clown fiesta. No, è questo quello che dico. Guardalo com'è spaventato. È bellissimo vedere il set terrorizzato dal traddare. Mid intanto lo stanno turbo arando. Ok, perfetto. Red Herald Mid Dragon. Che c'è aquí? Che c'è? Ting ting ting. Ting. Ma l'hai visto quanto è bello Ornn su TFT? È sbroccato. È bellissimo. È veramente sbroccato. Ci ho giocato ieri con Peolino sul PBM, è super funny questo set. Siete stati voi a fare la salata mandando qualcuno con una chitarra? No. No, signor Banana, ma grazie per la sub. Salgono tutti in top lane. Sì, sì, lo so, me ne sto andando. Pure. Io devo... Possiamo io sono... sono un po' basso in mana. Lui. Ah, cazzo! Arrivo. Ha flashato. Qua è Luciano. Io ce l'ho qui in tra. Io non ho mana più che altro. Vabbè, vai, prendiamo Herald. Sto zonando Rek'Sai. Ok. Intanto Orianna sta continuando a fare i disastri. Da Rek'Sai. L'abbiamo un po' abbandonato. Ecco il banana, non penso. Non penso sia Emanuele. Peccato. Non si può uccidere, Perché? Perché di nuovo mana? Perché ho preso una piantina. Ok. È così che funziona, no? Prendi, ti rigeneri il mana. È così anche qua nella vita reale. Prendi una piantina e ti rigeneri il mana. Così che puoi cominciare a pensare. E quindi castare le spell. È così che funziona, Darthus. No. Ah, ok, allora va bene. No. Non siamo ancora in un paese civile e moderno. Ci sta. Allora andiamo verso... Io ho il teletrasporto ancora. Sì, dobbiamo prendere Drago, vai top lane. Sì. Aspetta, sì. Io ho il TP. Orge si usa ancora? Forse certo che si usa ancora. Lo devi prendere tu l'Herald. No, non sono d'accordo. Perché se avessi preso io... Sì, sarebbe stata una grossa minaccia. E però, a prescindere... Diana non mi riesce a uccidere in 1v1. Non ce la fa. A meno che non faccio errori molto gravi. E a prescindere ho una Bramble Vest, quindi non ha sustain lei contro di me. A che ora è l'evento di Riot? Alle 4, potete guardarlo qua sul mio live streaming. Tutti insieme. Devo ora? Ok. Sono in 5 loro. Orianna è stata abbandonata. Leona. Attacchi, lo so. Ma che basta! Sei solo. Sat, gira di sotto. Non hai capito, io voglio questo gin. Vabbè. Tu sei andato, drago, amici, drago. Lasciatelo morire in pace. In verità sono vivo. Perché non hanno danno per uccidermi. Posso tirare l'Herald Mid? Forse sì.
Io volevo Jin, cazzo. Chi se ne incula degli altri? Gli altri fanno schifo, volevo uccidere Jin. Fossi minorando stream un paese vero la cazzo di patriottico. Lapo tipo nudo con il bastone e la bandiera olandese nel come cosa? Ma che cavolo ne so. Oh merda, aspetta. Ok. Oh, salve. Quanti stanno là? Quanti stanno lì? Tipo tu. Lapo super patriottico. Ciao Tesla, buongiorno. Sai come funziona Horn d'Artus? Sai qual è la parte fondamentale? Sai come tipo ci sono le parole d'ordine per fermare una persona? Ecco, sì. I compagni devono dirlo a Horn. Perché sennò tira dritto. L'ho visto. Però Pantheon ha appena salvato la situazione. È Valentina Nappi. O lo dà o lo prende. Quella era su Tropicana. Non mi avevano detto di tryhardare. Infatti stavo tryhardando, ho zonato Jin. Ma quello non era in mano al cast. Cosa? Lo prende o lo dà. O lo dà o lo prende? Sì. Mamma mia, io amo in mano al cast. Io sapevo in mano al cast. Oltre al fatto che amo le sue canzoni. Grande uomo. Possiamo arrivarlo? Guarda, no, guarda Seth, foretto. Aspetta. Bonk. Io non prendo danno. Possiamo fare una breve. Disco di Hildo. Spaccami il cuore. Che grande cazzo. Io più che altro sono un fan perché, cazzo, quell'uomo non solo fa tutte queste cose, in tutto ciò prende ed è anche il presidente del... Com'è che si chiama? L'associazione delle persone intelligenti. Oh shit, non mi viene in mente il nome, perché faccio schifo a memoria. È mattina e non mi ricordo le cose. Il Mensa, grazie chat, vi voglio bene. Aspetta che metto i pantaloni. Scusa, era ancora... è mattina, sai. Guarda, adesso ce li ho. Comunque la do a Valentina Nappi l'oggetto mitico. Questa frase è tipo... What? Ma quanto è grosso l'oggetto mitico? Ok, ora basta. E questa era questo era il passo in più non necessario. Guardali. Guardali che carini! sì, è quello che sto facendo. Cioè, non hai capito che quello era per baitarli. Ho visto perfettamente. Che carini che erano che pensavano di uccidermi comunque. Bonk. Che cuccioli che erano, convinti di potermi fare del male. Vabbè. Andiamo via. Basta. Alex, allora Baron. Abbiamo una risposta gratis, abbiamo preso l'inibitore, top è pushato. L'abbiamo visto tutti Darthus. Da quanto lo gioco Horn? Horn è il mio campione più giocato nella storia di League of Legends. Non sto scherzando. Fracamo, grazie per la sub, bro. Bella, man. Cioè, è proprio il campione più giocato. Ho sempre adorato Horn perché a me è sempre piaciuta l'idea. Cioè, i fabbri nei mondi fantasy sono sempre stati una delle cose che adoravo. Allora. Ah cazzo, ho dato l'oggetto mitico a Orianna. Allora, pantaloni, cosa ti evolvo in questo? Il segreto per giocare a DCNM okay, in area mid. Con te in top? Sì, vado io top. Questo che si chiama nella partita che si chiama Antia Nappi è proprio lei. No, non penso, ragazzi. E poi per il detto minare come un fabbro. Solo in Italia esiste questo modo di dire. Cioè non c'è altre. Non è una cosa che dici. Sono molto estesato per il torneo. Porre di fare schifo perché faccio un sacco di errori. Sti cazzi. Sì, ma in generale perché il fabbro è sempre. Cioè, se uno pensa al fabbro, è una persona che in genere è molto muscolosa. Perché è difficile gestire il metallo. Fai un casino. Picchiare
fare come un fabbro perché picchia le cose di ferro. Sì, lo so, lo so. Ma se ci pensi comunque, gestire il metallo non è proprio un lavoro sobrio e semplice. Oh, mi vogliono chiudere? Ah no, aspetta, chiudo te io. Dov'è Rexy? Ah, da Orianna. Perché Orianna si fa sempre una persona? Per chi dicesse che le ferite gravi non funzionano, eh. Bonk. He says no, been a pleasure. Bonk. Grazie, Dingo. Perché Seth continua a traddare? Perché pensa di poter vincere? Ah, ok, Rex hai... Guardali. Che carini. In tre. Vabbè, prendiamo le... Intanto c'è la base che sta cadendo a pezzi. You don't have to rage. Rust lo fate tutte le sere. In verità stanno decidendo che cosa fare. Ma il sono... game, qui c'è fanno così. Cosa? Ah, it's the first game. Chill, guys. Ma non ti ho chiamato! Non ho detto niente, Alexa! Alexa, stop! Oggi ce l'ha. Che cosa ho detto di fraintendibile? Che cazzo dice sta Rek'Sai? Mamma mia. Sì, anche dicelo molto bene. Non lo dire. Inizia bene la ranked. Questa ranked è iniziata bene. Adesso magari la perdiamo. Magari la perdiamo questa, cioè. Ah, io ho 4000 HP comunque. Così, per la gente che dice l'oggetto da... Ma tu sai come si perde? Dicendo che è in fucking perdibile. Lì il game è perso. Gin è qua. E c'è anche Seth. Dania, andiamo. Non c'è bisogno che Stella vedia. Basta che vieni in top lane con Nebbio, finito. In verità Andrea Zimardi mi ha ucciso cosa? Mi ha ucciso il team di Paolo. Ma è Stermi che mi ha ucciso la prima volta. La prima volta Omidol, la seconda Stermi. Oh, ciao Rek'Sai. Ok, questo era un pochino eccessivo. Ha ultato Pant, sì. Ha ultato Pant. The fuck? Mid. Ma sta già respawnando l'invitore mid? È già spawnato. Ah, sì, lo vedo. È morta. What? Perché non ha tirato la testata? Perché non ha tirato la testata contro il muro? No, lol. Sei goloso, Dartu, sei goloso. Aspetta che faccio l'oggetto mitico a Lucian. Così che ho chiuso. Così che l'unico che non ce l'ha è Dartus. Bonk, l'abbiamo ucciso, Wart. È Wart, l'abbiamo ucciso. Valentino non va bene, azz. Che poi io mi sono contato le 12 ore perché così alle 9 è finito il torneo. Se non dovesse esserci rottura di palle. Bravi, mi sono piaciuti in botlane. Fortini. Però ho dato l'onore a Pantheon, mi dispiace. Positivo. Ah, è vero, che è la prima cosa della... È la prima partita della season e quindi, avendo fatto esso, ho preso di nuovo la cassa di Ornn. Bene, non devo più giocare Ornn fino alla fine dell'anno. Quanti hai preso? Io? 54. E sono gold 2.
Dove sei tu? Ok. Plot 454. Mm. 54? Sì, 54. 52, 52. Allora, dobbiamo cambiare il titolo. Una win. Penso sto 50.